vuol dire che sono subdolo. Ah, potrei motore, essere un portatore. Motore è partito. Allora, insomma, mi sembra interessante la visione, insomma, che leggiamo un po' hai dato di questo castello, di questo Nosferatu recluso in questo castello. È un'immagine che ti ha colpito in sé scrittura e da cui in qualche modo sei anche partito per raccontare queste, almeno visivamente, questa storia? Beh, sì, vedendo le immagini del Vittoriale, immaginare il cranio di D'Annunzio che si aggirava vestito a volte in tenuta militare, a volte con vestaglie di velluto. Il primo riferimento è Nosferatu, i film vampireschi, il nostro Kinski, il Nosferatu di Herzog, voglio dire, i riferimenti visivi chiaroscuri erano quelli là. È stata una cosa naturale, automatica, anche per poi per la temperatura del film, il crinale finale della vita del vecchio poeta nazionale, tutto portava verso quasi quel bianco e nero, anche se il film è a colori. Invece Sergio, in che modo si riesce a rappresentare sullo schermo una persona che ha così tanto passato, che ogni volta rievoca qualcosa che non è più, cioè il fiume, le sue grandi azioni, e poi si vede invece qualcuno che è un ragazzo in cui magari, chissà, rivede invece se stesso o l'opposto. Come attore, come si riesce a rendere appunto qualcuno che vive più nel passato che nel presente? Ma io penso che D'Annunzio non abbia vissuto nel passato, abbia vissuto in un febbrile presente continuamente proiettato nel futuro, in qualche misura. Credo che la cosa che colpisce di questo racconto in quella fase specifica della vita, che peraltro è anche colta per chi poi se ne accorgerà nell'immagine del film, nel manifesto del film, che rappresenta un uomo che si volta e che quindi guarda chi c'è dietro di lui. Dietro di lui c'è la morte che sta arrivando, dietro di lui c'è anche un giovane che cammina verso di lui, gli bussa sulla spalla e gli dice e gli chiede consiglio. Viviamo in un'epoca in cui sempre è venuta bene. Poi ti dirò una cosa. Viviamo in un'epoca in cui sempre di più si tende a sovrapporre dei piani, quello dell'artista e dell'uomo, no? Invece così sembriamo improvvisamente cadere dal pero quando vediamo un uomo che è un artista vero, esatto, al di là della, no? della vita. Ma non esiste il secondo aggettivo. La parola artista è inconiugabile con nessun altro. Quello è un bravo artista, quello è un cattivo artista, quello è un artista mediocre. No, è l'unica parola che vive nella sua solitudine. Artista. Non c'è altro, viene anche spesso, come dire, utilizzato nei contratti, altrimenti chiamato artista, come recita anche una canzone di Francesco De Gregori. E questo artista qua ha fatto la sua opera d'arte, la sua vita, è la sua vita che è stata forse il libro più straordinario che ha scritto. La penna di D'Annunzio era il suo corpo. Era il suo, tra l'altro si dice sempre questa cosa decadente, cosa, ma era molto spiritoso, pare che fosse molto spiritoso, molto ironico, molto, no? Molto divertente anche, e non soltanto per conquistare le donne, ecco. Cardarelli dice sempre decadente, cioè 10 denti? È così. E in qualche modo poi stupisce la totale libertà sua, appunto, dell'artista, contrapposta invece alla rigidità che racconti, cioè, con toni molto diversi chiaramente del regime. Quindi in che modo poi hai cercato hai coniugato con una struttura comunque molto incalzante questi due piani, no? La rigidità di un regime anche, voglio dire, dal punto di vista architettonico squadrato, e dall'altra il caos disorganizzato o organizzato dell'artista. Beh, questo è il punto, cioè quando si dice, si discute D'Annunzio fascista, antifascista, ma lo spirito libertino, libertario, anarchico, individualista, anticlericale, antiborghese, come mai poteva essere coniugabile con l'uomo voluto dal regime? Quindi basta questo per capire come non quello schema, cioè, fa acqua un po' da tutte le parti. Poi dal punto di vista cinematografico abbiamo anche deciso con Cipri un tecnicismo, dico, cioè nel senso abbiamo usato delle lenti particolari più vintage sul Vittoriale, abbiamo anamorfiche, abbiamo usato delle lenti sferiche, quindi più squadrate, per restituire proprio le colonne, la rigidità e quel simbolismo, no, da regime. Quindi c'è stata anche visivamente una volontà di
creare questa dicotomia visiva, insomma, a parte anche il cromatismo, no? Nel vittoriale è tutto giallo, verde, rosso, altrove c'è quasi un odore di sacrestia, no? Nella Casa del Fascio, a Palazzo Venezia. Secondo te può alimentare un po' un ritorno, una voglia di andare a vedere poi le opere chiaramente D'Annunzio, cioè vedendo il film, no? Superare i libri di scuola, che sappiamo spesso sono anche delle prigioni in cui si rinchiudono grandi artisti, certo, e grandi autori. Noi stessi siamo stati schiavi di questo, no? Ci hanno fatto studiare D'Annunzio, Pascoli e Carducci, e noi l'abbiamo fatto spesso anche controvoglia in qualche modo. Sì, io penso di sì, penso che proprio perché il film ha la sua parte migliore non tanto in quello che apparentemente sembra essere decisiva, cioè la ricostruzione storica, ma nella zona psichica, nella zona proprio delle viscere nervose del personaggio in qualche modo, no? Per cui anche messo in scena nei suoi scandali, questo suo anziano che tira ancora la cocaina, la offre a questo gentile ospite, insomma uno zio indegno, ecco, in qualche modo. Però straordinario per questo, uno zio indegno poeta. Grazie, grazie mille. Grazie.